In località Mandrazzi, in questa località praticamente sono stati costruiti 9 paesi, 9, dico 9 paesi, che avevano un loro sindaco, un sistema di acquedotto, i bagni, un sistema fognario, ed erano 9 paesi, piccoli paesi, diciamo piccoli borghi, però erano completi di tutto, cioè avevano una casa. Avevano una casa circondariale, avevano le casette per gli operai, avevano le loro stradine, ecco, è uno di questi paesi, ci siamo noi, però avevano le scuole, come vedete, avevano anche il sistema dell'impianto elettrico, però come vedete sono stati completamente abbandonati. Noi ci troviamo in uno di questi 9 paesi, completamente abbandonato, completamente abbandonato. Queste sono le case, tutte abbandonate, ormai hanno smontato tutto. Questa è una delle case completamente smontate, completamente abbandonate. Questo era il bagno, queste erano le cloache. Ci affacciamo, vediamo le altre case, tutto abbandonato, tutto abbandonato. 9 paesi, 9 paesini, che basterebbe che il sistema economico tornasse alla moneta di Stato per farle riprendere. Quante gente senza casa, quanta gente è homeless, ecco, qui basterebbe fare ripartire una piccola economia locale e questi paesini, questi 9 paesini potrebbero essere rimessi a posto. Ecco, stiamo passando sempre queste case abbandonate, addirittura avevano anche la loro chiesetta, eccola qua, la loro chiesetta, vediamo se la riusciamo a vedere tramite gli alberi, anche questa completamente abbandonata, eccola qua la chiesa con la croce, con la loro chiesetta, completamente abbandonata, tutto abbandonato. Questa forse era quella del capo villaggio, tutto completamente abbandonato. È proprio una tristezza al cuore. Pensate che di questi villaggi ce ne sono 9 qui per i Mandrazzi. Praticamente erano case in cui bisognava viverci, mantenere il controllo del territorio. Ecco, questa è un'altra casa addirittura a 3 piani, eccola qua, pure questa, tutti infissi tolti, rotti. Amore, abbandonate, completamente abbandonate. Questo è il dietro della chiesetta, completamente abbandonato. Qui c'è una mucca che si è presa da vivere. Darling! Ecco qua. Adesso ci affacciamo e vediamo questo spettacolo. Di fronte ci troviamo l'Etna, questa è la valle Alcantara, quella che vediamo sotto, subito sotto l'Etna, e invece questa qui è Mandrazzi, zona Mandrazzi, questa è la perdita a vista d'occhio della Sicilia.